Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, Ministero, Istituto Sanitario Nazionale, l'epidemia non si è conclusa, dicono ancora focolai di trasmissione attivi, forte miglioramento, ma serve cautela. Il monitoraggio si riferisce alla settimana tra il 25 e il 31 maggio, ma i casi notificati hanno contratto l'infezione verosimilmente tra il 4 e il 18 maggio. Il quadro generale che ne emerge è complessivamente favorevole, con una circolazione del virus rilevante in alcune regioni. Speranza dice prudenza e gradualità. Arcelor Patuanelli dice l'azienda non rispetta gli accordi, da mesi varie giustificazioni, l'ultima è il Covid, ora ripartire da Intesa di marzo. Questo piano non rispetta l'accordo del 4 marzo, l'ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli al TG1 su ArcelorMittal. Il piano che Mittal ha presentato, precisa il ministro, non riflette la volontà del governo per Taranto. Patuanelli ricorda che da settembre Mittal ha detto che prima c'era un problema per l'acciaio in generale, poi ha usato la scusa dello scudo penale ed oggi invece dice che il Covid avrà un effetto per ben 3 anni sul mercato dell'acciaio. Io credo invece che bisogna ripartire dall'accordo del 4 marzo e continuare su quella strada. Conte vuole gli stati generali per la ripresa, il PD lo frena, prima un piano del governo su come spendere i soldi del Recovery Fund. Il Premier tace e lavora all'appuntamento che potrebbe essere fissato già in settimana. Dopo le tensioni con i ministri Dem, Zingaretti riunisce lo Stato Maggiore. Nessuna volontà di contrapposizione, dicono. Orlando dice che bisogna definire prima la proposta del governo, no a improvvisazione. A sorpresa, chi fa il difensore d'ufficio di Palazzo Chigi? Renzi. Roma, manifestazione Forza Nuova ultras al Circo Massimo, risse tra manifestanti, attacchi a giornalisti e forze dell'ordine, non solo gli immancabili inni al Duce e saluti romani, ma anche botte tra gruppi di militanti, gli attacchi a cronisti, poliziotti e carabinieri. A scatenare la violenza il disaccordo su concedere le interviste, i fermati sono almeno 8. Vaticano, per il Palazzo di Londra sequestrati conti in Svizzera, l'estorsione del broker arrestato, il ruolo di Monsignor Perlasca, sigilli ai conti correnti intestati al finanziere Raffaele Mincione e quelli di Enrico Grasso, già dirigente del Credit Suisse e ora fondatore e responsabile del fondo maltese Centurion. Ci sono inoltre conti personali intestati a Fabrizio Tirabassi, ex minutante dell'ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, ma anche quelli del broker molisano Gianluigi Terzi, quest'ultimo arrestato dal Vaticano con le accuse gravissime di estorsione, peculato, truffa aggravata e autoriciclaggio. Notizie da Napoli e dalla Campania. De Luca ha detto che a settembre-ottobre bisognerà vaccinarsi per l'influenza tutti. Il governatore interviene a Baronissi. Ha detto dobbiamo mantenere alta l'allerta, a settembre dobbiamo vaccinare il 100% delle persone per non confondere Covid e influenza. Parte il cantiere per la realizzazione della città della medicina a Baronissi, provincia di Salerno. Qui è intervenuto il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, che si è soffermato anche sull'emergenza coronavirus. C'era un orario che era un assillo per me, le 22, quando cioè i miei collaboratori mi comunicavano i contagi, le cifre che aumentavano, poi venivano fuori i focolai. È stata una guerra, devo dire che la Campania ha dimostrato di essere nella gestione dell'emergenza la prima regione d'Italia, questo lo ha detto De Luca. Frana a cava dell'isola, chiusa la spiaggia da sogno già martoriata. Nuovo crollo di un costone sulla martoriata spiaggia di Cava dell'Isola a Forio, a causarlo le forti piogge dei giorni scorsi. Il comune è intervenuto disponendo la chiusura intera dell'arenile, che era già parzialmente chiuso. Rassegna stampa di Treviso e del Veneto. Aeroporto, università ed economia, Treviso perde colpi, dal lockdown esce una città indebolita, troppi segnali di allarme su diversi fronti, aleggia lo spettro di una congiuntura ben lontana dai fasti del passato, una crisi che insomma parte da lontano. Il maltempo si abbatte su Montebelluna, strade e case allagate, nubifragio nella Marca, ancora sott'acqua alcune abitazioni nel territorio montebellunese. Azzolina bocciata, la protesta di genitori e bimbi delle scuole di Montebelluna, flash mob a Montebelluna per chiedere lo stop alle mascherine in vista del ritorno a scuola, una protesta arrivata proprio nell'ultimo giorno di lezione.
Codogner, fattorino scoperto a derubare il suo datore di lavoro, è stato scoperto mentre si stava impossessando, approfittando dell'assenza del suo titolare di lavoro, di ben 1.200 euro depositati nel cassetto della scrivania. Treviso, il broker Iermoni condannato a 10 anni, sequestrate ville e quadri per 20 milioni. Maxi operazione contro il finanziere trevigiano condannato per aver aiutato a sottrarre al fisco 200 milioni di euro. Rassegna stampa del Friuli Venezia Giulia. Il patriarcato da tutti dimenticato, esattamente 600 anni fa, calava il sipario su una delle maggiori realtà economiche, sociali e politiche del millennio medievale in Europa. Ma che cosa è successo 600 anni fa, in quel 1420, che segnò il declino e poi la morte definitiva di una delle maggiori realtà economiche, sociali e politiche del millennio medievale? E come? Insomma, non ne avete mai sentito parlare? Non stento a credere comunque, dal momento che non se ne trova traccia nelle miope disamine storiografiche che caratterizzano appunto i manuali scolastici italiani e nell'ancor più superficiale e colpevole negligenza della maggioranza di docenti che ligi ai dettami del famigerato programma ministeriale insegnano ai loro studenti tutto sulle repubbliche marinare, su Firenze e sulla Magna Curia di Palermo, ma si dimenticano di prendere in esame quanto è successo qui in terra friulana. E se ciò è riprovevole ovunque, qui da noi è inaccettabile. I pompieri recuperano un trattore dal Natisone. A causa del maltempo, il mezzo agricolo era finito nel letto del fiume. Nel pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine sono intervenuti a Cividale del Friuli per il recupero di un trattore finito appunto nel Natisone. A causa dell'ondata di maltempo di ieri, appunto, il fiume era straripato e il mezzo agricolo era stato trascinato dalla corrente nell'acqua. Sequestrate 60.000 mascherine irregolari, continuano i controlli dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine. Questi controlli dei NAS appunto sono finalizzati a reprimere gli illeciti commessi nell'ambito dell'emergenza epidemiologica di Covid-19. I militari del nucleo antisofisticazione e salute di Udine, al comando del capitano Fabio Gentilini, in collaborazione con i colleghi del NAS di Napoli, Milano, Treviso, Livorno e Parma, hanno sequestrato oltre 60.000 mascherine irregolari. Spunta un cadavere in mare, il corpo senza vita di una donna è stato individuato nel primo pomeriggio nel porticciolo di Grignano a Trieste. Il corpo appunto senza vita di una donna è stato avvistato nel primo pomeriggio nel porticciolo di Grignano a Trieste. A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno visto galleggiare il cadavere e hanno dato subito l'allarme chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando di Trieste con il nucleo dei sommozzatori per il recupero del corpo in avanzato stato di decomposizione. Presenti anche gli uomini della Guardia Costiera. Tornano i temporali, nuova allerta meteo, criticità gialla su tutto il Friuli Venezia Giulia fino a lunedì notte. Regioni al lavoro per il decreto che metterà a disposizione i fondi per la messa in sicurezza. Una depressione atlantica si avvicina all'Italia. Tra domenica 7 e lunedì 8 determinerà l'afflusso di correnti meridionali decisamente umide e instabili verso la nostra regione. Per questo la Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo di livello giallo su tutta la regione per temporali forti e piogge localmente molto intense. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.